La modalità video oramai è presente in molte reflex, lo è anche nella nuova Nikon D5000. Vi avevamo promesso che l'avremmo provata a breve ed è stato così. Adesso vedrete il servizio fatto da Edo Prando in Cina. Abbiamo provato la macchina proprio dal punto di vista video. La Cina che vedrete è quella di oggi, super moderna. Ma la musica, la scelta della colonna sonora è un po' particolare, parla di una Cina di ieri, quella ancora di Mao. Edo Prando, video 7, Beijing. E ora vediamo il servizio sulla nuova fotocamera compatta Sony HX1, che ha una interessante modalità panoramica. Abbiamo qui Filippo Fanti di Sony Italia, ci racconta un po' tutte le novità. Per quanto riguarda le novità, novità ricchissime, sia nel mondo delle compatte che nel mondo delle videocamere, qualche piccola chicca sul mondo reflex, anche sulla fotografia. Andiamo con ordine, sulle compatte presentiamo tutta la nostra nuova gamma di compatte, ma vorrei soffermarmi su un modello in particolare che si chiama HX1, è una compatta che appartiene al segmento bridge e che ha due caratteristiche fantastiche, uniche al mondo. Una che si chiama sweep panorama, cioè la possibilità di fare delle foto con un angolo di veduta di 180 o 240 gradi che automaticamente la macchina ricostruisce, e quindi con un solo scatto io realizzo una foto con una ampiezza di visuale impossibile da realizzare in altri modi se non in post produzione. Altra caratteristica di questa macchina fantastica è la funzione Twilight, ovvero quella funzione che permette di ridurre al 50% il rumore video. Questo che cosa significa? Significa che quasi posso dire che non ho più bisogno del flash per fare delle foto nitide e non sgranate anche in condizioni di scarsa o quasi nulla luminosità. Non ultimo, è una macchina che permette di fare dei video in alta definizione a 1080, quindi con la possibilità di registrare anche l'audio stereo. E altre caratteristiche di questa macchina sono l'ottica, un 28-560. Su questa macchina è la prima volta che Sony monta le lenti G, che sono di derivazione del mondo reflex,
che erano le lenti dei Konica Minolta, i famosi bianconi del mondo reflex, e per la prima volta la Sony inizia a montare ottiche G sulle sue compatte. Abbiamo iniziato con questa che è il top di gamma. Una fotocamera fai da te, non è più un sogno irrealizzabile. La Super S La Model viene venduta in internet all'indirizzo che vedete in sovraimpressione. Non è certo una fotocamera di ultima generazione, ma una modesta macchina a pellicola 35 mm. È tutta di plastica, compreso l'obiettivo. È venduta a $28 in una scatola di montaggio e fa anche le fotografie.